Buongiorno a tutti, ben ritrovati. No, non, se è quello che pensate, non c'è niente che offusca la camera, è proprio nebbia fittissima. Non so cosa riuscirò a riprendere perché veramente, è prevista una nebbia spaventosa e non si vede neanche a 1 metro, però come al solito io vi porto con me, poi se il paesaggio proprio non sarà spettacolare, perlomeno vi farete un giretto, insomma. Siamo ai Lasi, facciamo la Val di Lasi, siamo all'ultimo dell'anno e ho deciso di fare 1500 metri per 55 km, quindi dovrò metterci penso 4 ore e mezza, 5, 5 ore e mezza, dipendono anche dagli imprevisti perché ultimamente ne succede di ogni, però in teoria il tempo almeno tiene, quindi come al solito ormai mi conoscete, se mi seguite da un po', non sono capace di restare a casa. E avevo comunque voglia sempre di muovermi. Andiamo, ragazzi. Sembra invece che troverò una splendida giornata, altro che fantastico. Che meravigliosa sorpresa. Non mi aspettavo proprio di trovare il sole, uno spettacolo veramente. Quando le cose succedono così senza che te lo aspetti, sono ancora più belle. Gran parte delle salite sono agevoli, belle, costanti. Dopo ci sono queste qui che ti fanno uscire dalla zona di comfort, per usare un eufemismo.
Credo che questo itinerario sia sicuramente difficile come fisico, o comunque sopra la media, perché devo dire che dopo 4 ore che sono in movimento, fare queste salite qua è alquanto dura. Non c'è niente di peggio di quando pensi di aver finito le salite e invece te ne trovi un'altra ancora. Manca un'ora e mezza e questo tratto è pieno di sali e scendi in mezzo ai boschi. Bellissimo è, però sono veramente in riserva adesso. Tra 40 minuti torno in mezzo alla nebbia. Guardate che spettacolo pazzesco, cioè le nuvole bassissime col sole non le avevo mai visto, incredibile, alla fine veramente si è rivelata una giornata stupenda, infinito sto giro però ne è valsa assolutamente la pena. Oh, eccola la nebbia, la mia amica! Beh, insomma ragazzi, che giornata meravigliosa, cioè veramente è stato infinito, alla fine ci ho messo ben 6 ore e 20, altro che 4 ore e mezza, ero un po' ottimista, effettivamente sono 55 km, quindi giustamente sali e scendi, e poi me la sono anche presa con comodo, oh. Però fantastico, ho trovato una giornata, 300 metri sopra il livello del mare ho trovato subito il sole e ho avuto il sole tutto il giorno. Qua c'è un freddo, sembra di essere in un altro posto, pazzesco veramente. Comunque spero di avervi portato anche oggi degli ottimi contenuti. Io come al solito ringrazio per essere rimasto fino alla fine. Io ti invito a iscriverti se non vuoi perderti le prossime avventure. Oggi è l'ultimo dell'anno e quindi non mi rimane altro che augurarti buon anno.
Ciao, alla prossima!